grazie Gianluca, come sempre, e soprattutto grazie a tutti voi che ritrovo con piacere, numerosissimi, e non solo per la presenza, ma grazie in particolare per tutti gli spazi, sia da parte della TV, da parte delle radio, dei giornali. Devo ammettere che in questi primi mesi ho provato una Napoli vivissima sulla pallacanestro, e questo per noi è un motivo di grande soddisfazione, perché senza il vostro lavoro non riusciamo nemmeno ad amplificare il nostro, cosa che ne abbiamo tanto bisogno. In primo luogo ci tenevo a portare i saluti del nostro preside, del nostro presidente Federico Grassi, che in questo momento è in America con la propria famiglia, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. L'ho sentito al telefono e ci teneva tanto a portare i propri saluti suoi e di tutto il nostro club. Anche il nostro vicepresidente Alfredo Amoroso è in giro per viaggio di nozze, dove si sta godendo gli ultimi momenti di questo bellissimo momento, e anche lui ha piacere di salutarmi davvero, davvero tutti. E detto questo, io non ho tantissime cose da dirvi, nel senso che tutto quello che dovevo dire l'ho detto, l'ho ribadito, e oggi sono senza dubbio a vostra disposizione, però lasciando volentieri la parola a Pedro, che insieme a Giuseppe Liguori, che qua con noi anche lui, ha condotto questo mercato, e a Igor, con il quale mi complimento per la bellissima esperienza fatta con la Polonia, un paese di non grande tradizione che è riuscito non solo a portare al quarto posto degli europei 2 anni fa, ma a portare alle finali del Preolimpico in questa occasione. Dunque, complimenti per la tua bellissima esperienza. E daremo la parola dunque prima a Pedro, poi a Igor, anche loro vi trasferiranno quello che hanno fatto, quello che stiamo facendo, e poi sarete voi a chiederci qualsiasi cosa vogliate, e noi a rispondervi, spero, nel modo sempre più trasparente e più chiaro possibile. Grazie. Grazie Alessandro. Pedro, saluti i nostri amici. Buongiorno a tutti. Io, dopo 2 mesi di essere qua, volevo fare un po' il punto. Devo dire che sono molto felice di come stiamo lavorando insieme a Giuseppe, insieme al coach, insieme a Alessandro, insieme a tutti. Hanno stato due mesi di molto lavoro, ma penso che possiamo essere molto contenti di come stiamo facendo la squadra. Penso che avevo avuto pazienza per prendere quello che bisognava, quello che l'allenatore, che io, che Giuseppe pensavamo che era il migliore per la nostra Napoli Basket. E niente, la squadra ha iniziato a lavorare dal 16 agosto con il test medici, il test fisici. La verità è che tutti i giocatori hanno arrivato molto bene, siamo molto contenti. Abbiamo iniziato il lavoro con il coach Cesare Pancotto e con Francesco Cavalieri, hanno fatto un lavoro molto buono su tutti i concetti che Igor voleva lavorare. E tra qualche giorno è arrivato Igor con la squadra pronta, con la squadra preparata, e ha potuto alzare il livello degli allenamenti, e veramente devo dire che la squadra sta lavorando molto bene e siamo molto contenti. Ancora ci manca un giocatore per arrivare, e stiamo vedendo il mercato con tranquillità, vedendo la squadra, che cosa bisogna per trovare quel giocatore con le caratteristiche che bisogniamo per chiudere la nostra squadra e poter fare quel gioco che volevamo fare. Devo ringraziarvi a tutti per il rispetto di questi 2 mesi al nostro lavoro, e niente, dopo sarò disponibile per qualsiasi domanda che volete farmi. Grazie Pedrito, grazie Pedro. Coach, applauso, saluto da parte dei giornalisti che hai avuto, adesso tocca a te salutare loro. No, big applause for me to come in this big number. This is really important for us, so I salute everybody.
and I hope that you're gonna make a really big moda for Napoli basket, and that you're gonna help us bring the fans to our arena. We will really need help of all of you, and also of our fans in next month, and overall project that here is in a place. We started the preseason 10 days ago. Coaches were doing the job, which I organized and sent them from Poland, and I was watching videos of how the team practiced. Later on, I joined the team, and for the first 10 days, the players are really giving great effort in the practices. It is combined of tactics, techniques, and conditioning. So it's a lot of work. They are putting a lot of effort in there, and we are really happy how and what direction this goes. So we have a little bit over a month to prepare more, to assemble the team, that we play together, and that we bring some smile on your face and on the faces of our fans. Prego, Jacopo. Innanzitutto un applauso a voi per il numero importante in cui siete qui. Spero che possiate fare pubblicità al nostro lavoro e alla nostra squadra, che possiate aiutarci a portare anche i tifosi. Noi abbiamo molto bisogno del vostro contributo e dell'aiuto dei nostri tifosi per poter portare avanti, insomma, nei prossimi mesi quello che è il progetto di questo team, di questa squadra, nel futuro breve e in quello a lungo termine. Abbiamo iniziato il lavoro di pre-season ormai da quasi 10 giorni. I coach, in assenza di Coach Igor, hanno fatto un ottimo lavoro secondo quelle che erano le indicazioni che Igor mandava dalla Polonia. Un grande sforzo da parte di tutti i giocatori. Lui è arrivato, sta continuando il lavoro in questa direzione. Si sta lavorando molto dal punto di vista tecnico, tattico e del condizionamento fisico. Sta apprezzando molto il lavoro e lo sforzo che i giocatori stanno mettendo in campo. Siamo contenti appunto di questo lavoro e di questo sforzo. C'è ancora un mese per assemblare la squadra e cercare di fare di tutto per poter portare il sorriso sui vostri volti e soprattutto su quelli dei nostri tifosi. Grazie Jacopo. A proposito di tifosi, lo abbiamo comunicato ieri, una novità assoluta, fortemente voluta dal nostro amministratore della Salda, l'apertura eccezionalmente, perché la presidenza, soprattutto gli allenamenti, continuano ad essere a porte chiuse, ma oggi abbiamo aperto alle 17.30, quando inizierà l'allenamento. Ovviamente i tifosi che vorranno venire qui saranno benvenuti, allenamento a porte aperte. Allora vi lascio il tempo per qualche domanda, inizio ovviamente con Stefano Presti Simone, c'era anche Ettore, io voglio salutare poi, soprattutto non viene mai, per esempio Paolo Pedino, che fa parte del Consiglio dei Russi, video informazione, il nostro antico amico, oltre a chi frequenta solitamente sempre, e vi ringrazio il pallavolo. Stefano, a te. Una domanda per il coach Igor, che ne pensa, diciamo, della squadra che è stata allestita, che del roster che è stato formato finora? Cioè, giocatori che penso fanno parte del tuo progetto, cioè come tatticamente, tecnicamente, sono giocatori che credo tu abbia sposato, e ti soddisfa, immagino di sì, questo mercato che è stato fatto dalla società. E poi una cosa su Sokolowski, che molti in Italia insomma erano scettici su di lui, perché l'ultima stagione a Treviso non è stata buona, è stato poi andato via a metà stagione, è venuto da Besiktas tra l'altro, e invece quando gioca con te, in squadra con te, è come un altro giocatore. Io ho visto un po' le partite delle partite vostre, che avete vinto tutte le partite al Preolimpico, e lui è un giocatore che ho visto come se fosse più di un americano, cioè per me questo Sokolowski qua è un giocatore super in Serie A. Da che cosa dipende? C'è un feeling con te? Sai come utilizzarlo? Sai come sfruttarlo? More or less I understand. So first I'm gonna start with the last question. Definitely I expect Sokolowski to be a different player than in Treviso. He is the player that I know him, so he will give us great energy on
both on the court, off the court, in offense and in defense. And like you said, this is totally different player than it was in Treviso. So we get something else, we ask from him something else, and I'm sure that he will deliver. For the rest of the team, we went with Pedro to build a team who has energy, who has passion, like we promised at the press conference. We also signed Italian players who are very ambitious, who are willing to work, who are willing to give everything what they have to help us achieve our goals. We built a multi-talented team with a lot of good attitude workers, and also we didn't finish our roster. We're still looking for one multi-dimensional player who will kind of finish what we planned and what we agreed. So far, I think we can be positive about it, and within our club and within our possibilities, I think the team looks promising. Allora parte dalla seconda domanda, quella su Sokolovskiy. Certamente riconosce che con lui, insomma, è un giocatore nettamente diverso da quello che abbiamo visto a Treviso, però è sicuro che sarà un giocatore che ci darà grande energia fuori dal campo e in campo, nella metà campo offensiva e in quella difensiva. È sicuramente appunto un giocatore diverso, è sicuro che ci darà quello che noi ci aspettiamo e che vogliamo da lui. Per quanto riguarda il roster in generale, abbiamo un roster in cui le parole energia e passione sono importanti per descriverlo. Abbiamo preso degli italiani molto ambiziosi, con grande voglia di lavorare e di dare tutto per gli obiettivi che ci siamo posti. È una squadra con diversi tipi di talento, ma sicuramente con dei grandi lavoratori, e cercheremo di completarlo appunto con l'ultimo profilo che possa essere un giocatore multidimensionale che ci possa aiutare a perseguire i nostri obiettivi. Per il momento sicuramente siamo contenti e positivi per quello che abbiamo fatto e per il futuro del nostro club e della squadra. Grazie Marcello Tamura. Buongiorno. Due, per Pedro, anche per il coach. Il coach ha parlato di un giocatore multidimensionale, quindi chiedo a tutti e due, la prima potrebbe anche non essere un 2, quindi potrebbe essere anche un 2-3, quindi una piccola con molti punti nelle mani, e poi per Igor, se si sente di spendere due parole per ricordare un economo, se ne abbiamo parlato quando si è presentato a Napoli, ora nel frattempo purtroppo è venuto a mancare, se si sente di tracciare un ricordo. Questo tuo giocatore potrebbe essere 2-1, un combo, un 2-3, un 2. Stiamo cercando un giocatore che abbia quelle caratteristiche che bisogniamo. Pensiamo che abbiamo una squadra con talento, ma bisogniamo ancora di un creatore di gioco in più. Si piacerebbe che fosse anche con capacità realizzatora, ma che sia uno che coinvolga a tutti nel gioco, no? Allora, non stiamo cercando una posizione in concreto, sino stiamo cercando un profilo che faccia la squadra ancora un po' più rota. Sì. Questa è un po' la idea. Prego, coach. This is the life. I knew that Coach Mirko was fighting with the sickness. Like I told you earlier, I'm good with his son. And this is something that happens in life. Great loss for everybody. But also, this is the experience for me and for others who want to go this way in order to work on a hard level and be a good man, so that we can remember him
like this in this kind of mode. So this is his family is proud of him, what he accomplished, and also this is like a role how we should act, how we should work, and then later maybe we will have also respect like he had. Questa è la vita, insomma, sapeva anche per via del buon rapporto col figlio di Bel Coach che stava combattendo appunto con la malattia, purtroppo questa è la vita e succede così, è una grande perdita, voglio vedere comunque la sua figura, la sua vita, la sua esperienza come appunto un'esperienza per poter imparare a continuare a lavorare ad altissimo livello cercando però di essere innanzitutto una buona e una brava persona. E, come la famiglia di Del Coach molto fiera di quello che è appunto Coach Novosel, e lo siamo anche noi, lo è anche lui, e cercherà di seguirne le orme, soprattutto da questo dal punto di vista umano, oltre che professionale. Ora do la parola a Marco, ragazzo di Repubblica, credo che almeno anche tu facciamo le ultime due domande e poi vi ripeto, potete poi proseguire così chiudiamo la conferenza generale. Prego Marco. Prego, voglio essere un attimo sul giocatore che manca. Per chiederti innanzitutto le tempistiche quali sono, se andate sempre su un profilo di esperienza o quegli over 30 che avete individuato finora o non è legato a questo? No, non è legato a questo, non è legato a questo. Penso che un profilo di esperienza c'era bisogno, già lo abbiamo con Gulen. E ora, come hai detto, cercare il miglior giocatore possibile per la squadra. E la tempistica ci piacerebbe che fosse domani, ma ancora abbiamo tempo e pensiamo anche che può essere buono, per esempio, per Jaworski, per le prime partite di precampionato, avere un po' più di tempo, un po' più di libertà, spazio. No? Spazio. Allora siamo tranquilli perché sappiamo che l'ultimo inserimento è molto importante per la squadra. Carmelo, questo è Simone, con il mezzogiorno. Sì, buon pomeriggio, ne ho due, una per il coach. Volevo chiederti se hai avuto modo di conoscere gli altri roster del campionato, visto che insomma, le squadre hanno completato praticamente insomma, le ultime battute del mercato, e quindi diciamo così in quale segmento della classifica Napoli potrebbe piazzarsi, Napoli potrebbe collocarsi. We don't wanna think. We are here to work, and we are working hard. We are working really professional, and this is group of the players inside of the club, inside of the organization, that they're giving great amount of time for the work. And this work, hopefully we can, will pay off. Where that will put us? Here, here, or here? We don't know. We don't want to guess, we don't want to think about it. For us, the first and one game in a season we have. Just the next game. We don't have Armani Milano game. We don't have it. We have only Sassari game. And this is how we want to go all year. Noi non vogliamo pensare a questo, non vogliamo tirare a indovinare. L'unico nostro obiettivo, l'unico nostro compito è quello di lavorare forte, duro e in maniera professionale come questo gruppo di lavoro sta facendo fuori e dentro al campo. E sono sicuro che il lavoro duro ripagherà. Come detto, non sappiamo dove, non vogliamo indovinare, e l'unico pensiero è la prossima partita. Non esiste Armani Milano, esiste Sassari che è la prossima partita, e questo è il nostro compito e quello che vogliamo fare. Ultima, last question. Vai. Sì, volevo chiedere a Pedro invece che tipo di mercato è stato, Pedro, questo qui, difficile, particolare? Hai avuto, oramai i giochi sono quasi fatti. Ci sono state rinunce, qualche rifiuto, e come è riconoscibile, se è riconoscibile il brand Napoli, cioè come viene accolto il Napoli Basket a livello internazionale, a livello europeo? Il mercato è stato un mercato difficile. Sì.
una squadra nuova al 100%, iniziando per l'allenatore, che io dovevo capire anche che cosa bisognava a lui, e dopo andare sul mercato per trovare questi giocatori. Ovviamente ho provato di prendere giocatori di alto livello, abbiamo avuto qualche trattativa lunga, difficile, che è andato bene, e altri che non è andato bene, così. Ovviamente in questo momento Napoli c'è un piccolo svantaggio, che non giocavo la Coppa, e tanti giocatori vogliono giocare la Coppa. Ma questo è un progetto. Oggi, quest'estate, iniziamo, e è sicuro che tra un po' saranno tanti giocatori che vorranno arrivare da noi. Ma devo dire che siamo molto contenti con tutti i giocatori che abbiamo. Sono giocatori che veramente erano se non il primo, il secondo posto della nostra lista, è così. E ora manca questa ultima che farà ancora la squadra più forte. Chi sarà americano? Un flash solo con Alessandro, come si è detto, difficoltà di fare la squadra. Immagino che in questi due mesi un po' di difficoltà di rifare una società da capo da parte tua, insomma, ci sia stata, forse questo è anche giusto sottolineare, no? Sì, è anche vero che sono qua per questo, comunque faceva parte di uno sviluppo aziendale che mi aspettavo. Comunque da un lato una situazione molto complicata, dall'altro anche molto stimolante, molto bella, perché mi sto trovando benissimo, mi piace lavorare con tutti i nostri collaboratori, non ho ancora avuto modo di godermi la città, ma mi piace tantissimo, sto bene, è molto stimolante, si vorrebbe fare le cose anche con più fretta rispetto a quello che poi nei fatti si riesce a realizzare, ma è giusto che una progettualità del nostro livello abbia i suoi tempi. È stato più che altro difficile a volte dover lasciare delle persone a casa, che è un po' la parte più brutta del mio lavoro, ma anche quella per la quale sei pagato e di assumerti la responsabilità. Perché in molte persone ho visto anche la delusione, il dispiacere di lasciare Napoli Basket, dunque non sono una persona che ha piacere, però devo fare delle scelte importanti e fondamentali per dare una nuova linea, un nuovo tipo di mentalità, di sistema, di metodo, che non è detto che sia migliore o peggiore di quello che è stato fatto fino ad oggi, ma è senza dubbio completamente differente. Dunque questa è un po' la difficoltà più grossa, anche quella di cercare di farmi capire dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo fare, in che tempi farlo, però giorno dopo giorno è sempre più facile, nel senso che anche le altre persone capiscono me, c'è molta unità nel cercare di portare avanti una progettualità che speriamo possa diventare vincente nel giro di pochi anni. Ci crediamo, io ci credo, insomma lo sapete, non sono qua per far magia. Grazie Alessandro. Il prossimo appuntamento per tutti è il 7 settembre, dove presenteremo la campagna abbonamento. Tempi rispettati, 16:30, andiamo in campo, sono piacevolmente sorpreso, vi ringrazio di tutto.